Appuntamenti troppo in là nel tempo, visite troppo brevi al punto da non riuscire a riferire tutti i propri problemi, deficit nelle informazioni che vengono fornite. E questo quanto emerge dal rapporto civico sulla salute presentato da Cittadinanza Attiva. In particolare, le liste d'attesa sono ancora il problema più grande per gli italiani che si confrontano con il servizio sanitario e il loro impatto è così ampio da contribuire a indurre circa un italiano su 13 a rinunciare alle cure. Secondo il rapporto, i cui dati si riferiscono al 2023, i cittadini continuano a segnalare l'incapacità del servizio sanitario di rispondere tempestivamente ai bisogni di salute. Per una prima visita oculistica in classe P, ovvero programmabile, cioè da eseguire entro 120 giorni, si possono aspettare anche 468 giorni. Per una visita di controllo oncologica in classe non determinata, invece, si possono attendere anche 480 giorni. 300 giorni per una visita oculistica di controllo in classe B, ovvero breve da erogare entro 10 giorni, 526 giorni per un ecodoppler dei tronchi sovraortici in classe P, 437 giorni per un intervento di protesi d'anca in classe D, ovvero entro 12 mesi, 159 giorni per un intervento per tumore alla prostata in classe B. Certo, si tratta dei tempi massimi segnalati dai cittadini e non delle attese medie. Tuttavia, il fenomeno incide in maniera determinante sul percorso terapeutico e perfino sulla scelta di non curarsi. Secondo l'indagine, infatti, nel 2023 il 7,6% dei cittadini ha rinunciato alle cure e quasi 2 su 3 lo fanno proprio a causa delle lunghe liste d'attesa. La quota di rinunce è pari al 9% tra le donne e al 6,2% tra gli uomini. Le rinunce inoltre aumentano di più al centro, dove in un anno si è passati dal 7% all'8,8% e al sud dal 6,2% al 7,3%. Al nord invece resta stabile il livello del 7,1%. Non solo, il documento evidenzia come il rapporto tra cittadini e medici di medicina generale o pediatri di libera scelta è sempre più in sofferenza. Cittadinanza Attiva rileva come le segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini in quest'area si siano triplicate in 5 anni. Non va meglio però negli altri servizi presenti sul territorio.